Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 campione del mondo 2007. Allora, in questo video tutorial faremo un unboxing del fascicolo numero 126 dove abbiamo ricevuto tutti gli spoiler della Ferrari Formula 1 numero 6. Allora andremo ad assemblare lo spoiler posteriore destro e sinistro, la traversa dello spoiler, lo spoiler centrale, la copertura del motore, la telecamera e ovviamente andremo a fissare il gruppo delle sospensioni posteriori che abbiamo completato nel tutorial precedente. Siete pronti? Iniziamo! Ferrari Transporter. E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter al nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutta la costruzione di questo fantastico modellino. Qui in alto a destra vi lascio il link alla playlist del Ferrari Transporter dove potete trovare tutti i tutorial precedenti. Andate a vedere anche l'ultimo video che abbiamo pubblicato del modellino del Titanic. Ragazzi, abbiamo completato tutte le strutture del ponte A, infatti abbiamo assemblato la struttura della sala fumatori di prima classe e non solo, abbiamo montato l'ultima striscia LED e abbiamo collegato elettronicamente tutte queste strisce e abbiamo eseguito il test di accensione, quindi il ponte A tutto illuminato, veramente uno spettacolo, andatelo a vedere. Ok, detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Procediamo! E se vi ricordate, nel tutorial precedente abbiamo assemblato il gruppo delle sospensioni posteriori. Eccolo qui, diciamo una struttura veramente particolare. Guardate come è stata realizzata. Anche difficile secondo me da realizzare per chi ha fatto il modellino. Guardate che spettacolo, sono due parti che si uniscono tra di loro con delle forme veramente diciamo difficili da realizzare. Allora, abbiamo ovviamente montato le due ruote, quindi abbiamo assemblato i cerchioni, ragazzi, molto difficili da inserire all'interno dei pneumatici, veramente un bagno di sangue direi. E niente, questo è il risultato finale. Abbiamo montato anche il faro posteriore e questo sarà proprio il primo elemento che andremo a fissare sulla nostra monoposto. Eccolo qui ed eccola qui la nostra monoposto, la F1 numero 6, e se vi ricordate nel tutorial precedente abbiamo sostituito il piantone dello sterzo per risolvere il problema appunto della sterzatura e adesso funziona tutto regolarmente, quindi giriamo a destra e giriamo a sinistra, funziona tutto bene ragazzi, guardate che spettacolo. E qui poi abbiamo fatto già una panoramica del modellino completo anche diciamo del gruppo posteriore delle sospensioni. Questo sarà proprio il primo elemento che andremo a fissare. Comunque ecco una piccola panoramica di questo gioiellino, ragazzi, è veramente veramente bello, non vedo l'ora di vederlo al termine di questo video tutorial completo degli spoiler. Bellissima, procediamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 126 del Ferrari Transporter, opera distribuita in edicola dalla Centauria per collezionisti e per modellisti. Eccole qui le fasi di assemblaggio degli spoiler. Allora, la prima cosa che faremo sarà proprio quella di fissare il gruppo delle sospensioni posteriori. Andremo poi a montare la copertura del motore, procederemo poi con lo spoiler centrale destro e sinistro, ancora altri spoiler nella parte posteriore del modellino, andremo a montare la telecamera ed ecco qui il risultato finale della nostra monoposto, veramente uno spettacolo ragazzi, mancano soltanto l'alettone anteriore e posteriore che riceveremo con il prossimo fascicolo del Ferrari Transporter. A questo punto diamo un'occhiata alla fustella che abbiamo ricevuto, guardate che bella ragazzi, una fustella tutta rosso Ferrari, bellissimo, tutti i particolari che adesso andiamo ad analizzare e ad assemblare, procediamo.
Recuperiamo quindi il nostro modellino della monoposto e andiamo a posizionare il gruppo delle sospensioni posteriori, quindi lo orientiamo in questo modo, facciamo coincidere questo perno con questo foro in modo tale da allineare tutto, eccolo qui. Adesso in corrispondenza di questo foro andiamo a fissare il tutto con una vite FM. Ed ecco fatto ragazzi, la nostra monoposto, ma così l'abbiamo già vista prima. Ok, adesso ci dedichiamo a montare gli spoiler. Iniziamo con l'assemblaggio della copertura del motore. Cioè ragazzi, guardate come sono stati realizzati bene questi particolari. Hanno delle superfici ovviamente aerodinamiche, quindi anche difficili da realizzare. Però comunque è un capolavoro. Andiamolo a montare. Allora, recuperiamo il nostro modellino e lo andiamo a posizionare, quindi a centrare in corrispondenza di questi due fori mediante questi due perni che vediamo nella parte inferiore. Ecco fatto. Esattamente in questo modo. A questo punto, dalla parte inferiore, andiamo a fissare in questo punto con una vite CP, mentre in quest'altro punto con una vite FP. Ed ecco come si presenta il nostro modellino dopo aver assemblato la copertura del motore. Cioè, sembra già un altro modellino. Cioè, ragazzi, guardate che spettacolo, guardate com'è cambiata la nostra monoposto. Wow! Ok, procediamo con il resto dei dettagli. Ci spostiamo ora a lavorare sul lato destro del modellino e andiamo a montare lo spoiler centrale destro, che è questo particolare, che andremo ad incastrare a pressione mediante questi tre perni in corrispondenza di questi tre fori. Facciamo molta attenzione e andiamo a centrarlo correttamente. Quindi centriamo prima i tre fori, dopodiché procediamo a premere e a inserirlo fino in fondo. Ed ecco fatto ragazzi, guardate che bello. Ok, adesso andiamo ad eseguire la stessa operazione sul lato sinistro del modellino. E così è come si presenta il modellino dopo aver assemblato questi due spoiler sul lato destro e sul lato sinistro. Guardate che bella! Andremo ora a comporre lo spoiler superiore sinistro, che è questo particolare, dove nella parte inferiore in corrispondenza di questi fori andiamo a montare l'elemento inferiore. Verifichiamo che sia il sinistro contrassegnato con la lettera L, quindi non facciamo altro che incastrarlo in corrispondenza di questi due fori. Ed ecco fatto. Adesso andiamo a eseguire la stessa operazione con lo spoiler destro. Ed eccoli pronti per essere assemblati, completi entrambi del loro elemento inferiore. Guardate che bello ragazzi, qui troviamo già il logo della Bridgestone, veramente dei bei particolari, e qui sul fianco troviamo il brand Fiat. In corrispondenza quindi di questi fori laterali andiamo a montare a pressione lo spoiler sinistro completo, quindi allineiamo tutti i perni esattamente in questo modo, dopodiché lo andiamo a spingere fino in fondo. Ed eccolo qui ragazzi, guardate che bello, wow, spettacolare. Ok, adesso andiamo a fare la stessa cosa sul lato destro, allineiamo i tre perni. Ed ecco fatto ragazzi, guardate che bella la parte posteriore della nostra F1 numero 6. Procederemo ora a montare la telecamera, questo particolare che andiamo a montare in corrispondenza di questi due fori che troviamo sulla parte superiore della copertura del motore. Va orientato in questo modo, quindi con la parte nera rivolta verso la parte posteriore del modellino, e lo andiamo a montare a pressione. In questo caso servirà una goccia di colla cianacrilica.
E per completare questa fase di assemblaggio andiamo a montare la traversa posteriore. Allora, la traversa posteriore la orientiamo in questo modo. Andiamo a incastrare questi due perni su questo spoiler, gli altri due perni sullo spoiler di sinistra e poi questo perno centrale in corrispondenza di questo foro. Quindi facciamo un'operazione un po' particolare. Iniziamo dallo spoiler qui in basso, ok, sembra che è entrato. Inseriamo il perno centrale, dopodiché questo lo possiamo leggermente muovere e lo andiamo a centrare. Premiamo. Ed ecco fatto. Bene amici, ed eccoci arrivati al termine di questo video tutorial. Ovviamente non potevamo che mettere questa Ferrari sul piatto rotante. In questo modo possiamo vedere a 360 gradi come è stata realizzata, vedere tutto questo rosso Ferrari, vedere tutti gli spoiler che abbiamo assemblato. E poi ragazzi, ma quanto è bello! Cioè, questo modellino è veramente spettacolare. Guardate quanto è grande, fatto veramente bene. Questi sono gli ultimi dettagli che abbiamo assemblato: la telecamera e la traversa posteriore. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Questo modellino, cioè il Ferrari Transporter è quello che è, un modellino massiccio, robusto, peserà 15 kg, veramente spettacolare, ma anche le due monoposto che andremo a mettere al suo interno sono veramente due gioiellini. Eccoli qui. Bene, amici, il video finisce qui. Mi raccomando, lasciate un like al modellino del Ferrari Transporter, al nostro video, e soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale di modellismo Mac Gabri Collections per seguire tutte le opere che stiamo portando sul canale. Io vi lascio questa fantastica panoramica della F1 numero 6 e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!